so che l'uomo è di difficile trattamento. Credo però di poter mettere in evidenza che la difficoltà maggiore stia nella mancanza di coraggio negli altri, nelle paure di cambiare. Sì, certo. Questo è in fondo il nodo fondamentale, la paura di cambiare. Addirittura il terrore nevrotico di cambiare. Sì, credo che una delle prime cose da affrontare nell'uomo è questa questione della paura. Superata questa paura, tutto diventa estremamente più facile. Poi non è né facile e né difficile, ovviamente. Io non credo che gli uomini debbano alla fine completamente cambiare, sì, certo. E nemmeno è importante che completamente guariscano se sono ammalati. L'importante è ridar loro tono, maggiore sicurezza, stimolo, maggiore coraggio. Sì, qualche riferimento più sicuro. Riferimento più sicuro. Sì. Sì. Rimpadronirsi della propria forza e del proprio coraggio significa riacquistare una identità. Dimmi. Ho detto quello che ho detto perché poi in parallelo ho notato sarà anche naturalmente per ragione di calore discorsivo, ma il crescere di una tua ribellione, di una tua indignazione di fronte a quest'inerzia dell'umanità. Sì. Ma vedi, perché io so quanto può diventare importante per uno spirito la terra e vedo naturalmente migliaia e migliaia di spiriti continuamente, giorno per giorno, che trapassano, ovviamente lasciano il corpo, sono quasi disorientati perché non hanno tratto niente, cioè si riferiscono alla situazione precedente, a quando si sono incarnati e si ritrovano, non dico quasi tali e quali, ma con modifiche non tanto importanti da giustificare magari una vita piena di disastri. E allora essi si chiedono o chiedono come sia potuto accadere questo, e quando si spiega loro che il loro corpo è diventato una palla di piombo, che il corpo in fondo ha impedito ogni evoluzione, ma che naturalmente ci sono state anche delle corresponsabilità, perché lo spirito si è adagiato, perché lo spirito al momento opportuno, quando poteva, non è emerso nel modo come si poteva, e insomma, ecco, ci accorgiamo che in complesso la terra potrebbe offrire stimoli interessanti allo spirito e finisce col non offrirli. Anzi, ripetiamo, in questi ultimi tempi la situazione è enormemente migliorata per lo spirito, anche se peggiorata per i corpi, ma per lo spirito è enormemente migliorata, e quindi questo ci fa piacere.